Riassunto delle puntate precedenti. Sergio è un medico milanese, ormai ritiratosi dalla professione per dedicarsi a tempo pieno a ciò che ama di più, girare il mondo in bicicletta, antico sogno di quando era bambino. Intorno a lui negli anni si sono uniti una schiera di amici: Riccardo Grossi, Mauro Bertolotto, Armando Lanaro, Gerardo Gambaro, il cugino Marco e Ralph Kirchhoff, formando il mitico gruppo Age is not a limit. Ma Ralph nasconde nel cuore un terribile segreto. Da anni egli è perdutamente innamorato della Poderosa, la fedele compagna di Sergio, la quale ama ricambiata l'amore di Sergio. Ralph capisce che per mantenere il rispetto di se stesso e non rovinare l'amicizia con Sergio, non ha che davanti a sé un'unica decisione da prendere. Buongiorno. Buongiorno. Mi dica. È un problema. Prego. Mi sono innamorato. Però qui non siamo in un'agenzia matrimoniale. No, ma lei non ha capito. Adesso le spiego. Poco dopo Ralph, con l'animo sollevato, si avvia presso l'abitazione di Sergio. È la sala della Poderosa. Però grossa. Se ti costa neanche entrare, andiamo a provarla. Va bene, sei pronto? No, guarda, ci mancherebbe un attimo. Ma non era Poderosa? No, la Poderosa mi ha detto che era stanca e voleva saltare un giro. Va bene lo stesso. Muoviamoci, prima si parte, prima si comincia. Per il collaudo delle nostre fiammanti compagne di viaggio scegliamo la Giordania, per cui da Amman, prima ad ovest e poi tutto a sud costeggiando il Mar Morto e quindi attraversare il deserto del Negev fino al Mar Rosso, per poi tornare toccando Wadi Rum e Petra fino al punto di partenza. Ma prima di pedalare, il tradizionale brindisi ben augurante. Al nostro viaggio! Certamente. Ma è analcolica! Io adesso il tappo lo metto. Speriamo che la bici non si offenda. Una birra analcolica. Al limone. Al limone. Incastrare il tappo di una birra analcolica su una bici modello Blood, Sweet and Beer non è impresa di tutti i giorni e occorre più di un tentativo per raggiungere lo scopo. Brutto auspicio. Temo un viaggio in salita. E nemmeno a farlo apposta, appena usciti dalla città di Amman, la capitale giordana, puntando le ruote nord, la salita, o meglio una serie di salite, si presentano con la puntuale precisione di una cambiale in scadenza. Arriviamo a Erash con le gambe pesanti fin dal primo giorno, dove perlomeno ci possiamo consolare per l'esuberante accoglienza di giovani, esultanti per il nostro fascino latino, o quasi, perché Ralph per la verità è tedesco. A Erash non c'è poi molto da vedere, a parte le rovine del tempio greco di Giove e l'arco di Adriano, testimonianze di antichi e differenti insediamenti. E nemmeno c'è un hotel, per cui altra salita per portarci all'unica guest house su una collina abbondantemente fuori dalla città, ma almeno immersi in un silenzio rotto solo dal canto del muezzin. Si riparte al mattino, direzione Mar Morto. La fisica insegna che ad ogni azione corrisponde un'azione uguale e contraria. Per cui, ieri salita, oggi discesa. Che forse non è proprio fisica, ma è la logica delle strade. E dopo un centinaio di chilometri ecco comparire il Mar Morto, che è anche moribondo. Lo chiamano morto perché a parte due batteri non ci vive nulla. Ed è moribondo perché l'unico affluente, il Giordano, causa l'agricoltura intensiva, è ridotto a poco più che un fiumiciattolo, quasi in secca. Dall'ultima volta che ci passai il livello è già sceso di 25 metri e i suoi affascinanti giochi di sale lungo le rive rischiano di diventare poco più che un ricordo in breve tempo. Per noi spettacolare resort lungo le rive dove Ralph può dare sfogo al suo insaziabile appetito devastando il buffet prima di godersi il tramonto su una terrazza. Il bagno nel Mar Morto è una tradizione ed inevitabile.
10 volte più salato del mare affogarci è impossibile. Mentre, se avete qualche irritazione che per noi ciclisti è tipicamente al... beh, ci siamo capiti. Ecco, in quel caso ne accelerate la guarigione a scapito di un certo bruciore. Un consiglio, non assaggiate nelle acque. Finito il bagno, non c'è dubbio che il sale vada lavato via. Si può usare il metodo tradizionale con una doccia di acqua dolce o un sistema più articolato ma altrettanto valido. Ci si sposta in bici a Wadi Mujib e qui ci si addentra nel lungo canyon adiacente alla strada, dove scorre un piccolo fiume di acqua gelata. Proseguendo lungo l'esplorazione del canyon, le pareti si fanno più ristrette e il fiume comincia a presentare qualche rapida. Basta risalire le rapide e, arrivati al termine presso una cascata, il sale non c'è più e i vestiti sono lavati, come dire, due piccioni con una fava. Da qui fino ad Aqaba non ci sono più alloggi, però al villaggio di Tafilà troviamo ospitalità presso un gruppo di contadini in uno spazioso monolocale arredato adiacente ai campi, molto gentili, anche se al modico costo di un hotel a 5 stelle. Meglio che stare per strada o sotto una pensilina. Volevi un viaggio storico? Eh? Eh sì, certo. Adesso l'abbiamo fatta, pensa che... Là dietro c'è Gerico, la città più antica del mondo. E lì vicino anche il battistero di San Giovanni. Là, sull'altra sponda israeliana, Masada, dove gli zeloti si sono fatti ammazzare tutti quanti per di non consegnarsi ai romani. E là, alla fine, la spianata dove sorgeva Sodoma e Gomorra, dove passai con Riccardo 15 anni fa. E di Gomorra è rimasto qualcosa? Di Gomorra no. La furia di Dio ha distrutto tutto. C'è solo una spianata dove una volta c'era la città, non è rimasto niente. E di Sodoma? Di Sodoma anche lì niente. Sopravvisse Lot con sua moglie, e spero nessun altro, e spero soprattutto che non si incontri qualche discendente dei sopravvissuti di Sodoma lì lungo il percorso. Speriamo. Speriamo proprio. Sì. Sarebbe sgradevole. Sì. Partenza all'alba per approfittare del fresco del mattino. Oggi è in programma il tappone, ovvero 220 km che ci separano da Aqaba sul Mar Rosso e da farsi tutti di un fiato. Dobbiamo attraversare il deserto del Negev, dove c'è veramente poco per rifornirci, al massimo una stazione di benzina, e dove i 40 gradi in autunno sono considerati una temperatura fresca. Aqaba è l'unico sbocco sul mare della Giordania, posta sul golfo omonimo, e anche se abitata da più di 4.000 anni resta una cittadina anonima, un grande porto con un po' di turismo locale. Per noi segna solo la metà del nostro viaggio e il punto più a sud dell'itinerario. E purtroppo poco è rimasto anche da visitare delle antiche vestigia, per cui da domani si comincia a risalire verso la capitale. Dopo la partenza e una cinquantina di chilometri, giungiamo alla deviazione per l'oasi di Wadi Rum. Appena svoltati, quasi per magia, la strada cambia decisamente aspetto e colore. Si era già deciso che ci saremmo fermati almeno un giorno per esplorare la zona, cosa che facciamo non appena troviamo sistemazione in uno dei tanti campi tendati gestiti dai beduini. Quello che si apre davanti a noi è una valle all'interno del deserto, scavata nei millenni dallo scorrere di un fiume e formata da montagne sabbiose con colorazioni caleidoscopiche che spaziano dal giallo al bianco al rosso al marrone e dove spuntano blocchi di arenaria modellati dai secoli e dal vento. La zona è abitata dai beduini da tempo immemore, che pur avendo ormai perso le loro tradizioni nomadi, ne sono tuttora i custodi, nel nostro caso anche le guide.
un posto dove vale davvero la pena alzare in volo il drone che mi porto da 600 km sulla schiena. Per cui meglio lasciare che siano le immagini a parlare. Dicono molto di più di quanto non possa fare io con la voce. Alla sera, in compagnia delle nostre guide, ci godiamo un ultimo tradizionale tè fatto con l'acqua dell'unica sorgente naturale della zona, quella che da secoli consente la vita al piccolo villaggio. Con negli occhi ancora i colori di Wadi Rum riprendiamo il cammino al mattino presto, lasciandoci alle spalle il piccolo villaggio dell'Oasi e puntando le ruote a nord verso la catena montuosa del Abarim. La carreggiata per molti chilometri si snoda ancora nel deserto fino ad arrivare all'imbocco della Strada dei Re, già nota fin dai tempi dei Nabatei, usata in seguito da romani, ottomani, inglesi e adesso dai turisti. La prossima meta è la leggendaria città di Petra. Il paesaggio non delude. Dall'alto si possono osservare le formazioni rocciose, con profonde spaccature che sembrano tagliare in due la roccia e dove alla base dei monti si intravede in lontananza il deserto. E anche se la strada gode di una sua notorietà, stranamente, non troviamo quasi traffico e solo poche case, che chiamare villaggi sarebbe fine eccessivo. Ma ben vengano, perché ogni tanto si trova qualche spazio per bere qualche cosa e riempire le borracce. Un ultimo strappo e alla fine della discesa appare Wadi Musa, la località sui monti da cui partire per la visita all'antica città di Petra. La città era conosciuta anche col nome semitico di Rekem, ovvero la variopinta, un nome che le calza perfettamente. E oggi, come pure nell'antichità, vi si accede attraverso un unico passaggio, il Sikh, un canyon lungo 1,5 km e con pareti alte 200 metri. Da queste parti le sorgenti erano rare, ma i Nabatei avevano imparato a gestire, convogliare e distribuire l'acqua grazie a una serie di acquedotti scavati nella roccia e tuttora visibili. Data la sua posizione strategica nella zona, gestire l'acqua significava non solo la vita, ma anche il potere. Per quanto uno possa essere preparato alle bellezze di quella che rientra a buon diritto nelle meraviglie del mondo, non lo si è mai abbastanza. L'angusto e spettacolare tragitto del Sikh sembra esplodere letteralmente di luce una volta che si arriva alla sua fine, dove appare in tutta la sua forza il monumento più famoso del sito archeologico, il Keshne, detto anche il tesoro. È quasi incredibile pensare che dopo aver dominato per secoli la regione, Petra sia stata lentamente abbandonata e il suo ricordo si sia perso negli anni, fino alla fine dell'Ottocento, quando venne casualmente ritrovata da un viaggiatore svizzero. Petra però non è solo il Keshne. L'intera città si estende su un'area di 26 ettari, con 800 monumenti e 500 tombe, scavate nell'arenaria, una roccia resistente ma al contempo facile da scavare, e con straordinari colori ricchi di sfumature che vanno dal giallo ocra al rosso fuoco al bianco. Ancora oggi, sulle sue pareti sono visibili i segni del certosino lavoro degli scalpellini. ...880 scalini sono quelli che servono per salire fino alla tomba del re Obodas, chiamata impropriamente il monastero, e con pazienza li facciamo tutti.
Posto in cima alla collina, la tomba è insieme al Keshne il monumento meglio conservato e più imponente della vecchia città. Perdiamo due interi giorni camminando nel sito archeologico, dove da ogni parte si gira la testa, si resta senza parole, impressionati dalla bellezza dei monumenti e dallo spettacolo dei colori. Ed è quasi un peccato pensare che da domani si riparte verso nord, verso Amman. Ma per fortuna ci aspettano ancora altre cose interessanti prima di arrivare alla capitale, come il castello di Shoba, posto appena lato della strada dei re su una collina affacciata sulla piana di Edom. È una solitaria testimonianza della effimera gloria dei crociati. Infatti la fortezza cadde per mano di Saladino appena 75 anni dopo la sua costruzione. Dall'alto si può vedere la biosfera di Dana, la più grande riserva naturale in Giordania, dove le montagne si sposano col deserto e dove una volta abbondavano ricchi frutteti. Troviamo alloggio in un vecchio villaggio bizantino ormai abbandonato per via della siccità che ha colpito la zona negli ultimi decenni. E qui passiamo ore a parlare con un anziano abitante pervicacemente attaccato al villaggio e alla sua terra, di cui con orgoglio si impegna a narrarci storie e leggende antiche portate via dal tempo e dalla sabbia. Si riprende a pedalare sotto un caldo infernale, nonostante l'altura e nonostante sia ottobre inoltrato, un caldo che sfianca. Bene, finito di fare i buffoni. Adesso diamoci dentro che siamo quasi arrivati. Forza sui pedali, ricordiamoci che siamo nel gruppo Age is not a limit. Manca solo un ultimo ostacolo, ovvero l'uadi della diga di Vala, che si trova a 700 metri sotto di noi. Per cui, discesone a rotta di collo lungo una bella serie di tornanti. Peccato solo che alla fine ci aspetti una analoga salita, sempre sotto un sole che picchia sulla testa come un fabbro. Fa parte del gioco, nulla di nuovo. In verità non è l'ultimo ostacolo, ne manca ancora uno, cioè evitare le pietre che i giovani giordani, ma anche i meno giovani, si divertono a tirarci alle spalle una volta passati, una personalissima interpretazione del senso di ospitalità. Occhio al cranio. Amman infine, lasciata due settimane fa, possiamo finalmente festeggiare con 5 la conclusione del simpatico viaggio e anche il non aver preso pietre in testa che, seppur tirate da un giovane, sempre male fanno. Cosa manca? Ah sì, l'immancabile visita al colorato mercato locale e soprattutto la chiesa di San Giorgio, dove è stato riportato alla luce un antico mosaico con Gerusalemme al centro e che mostra come raggiungerla da varie località del Mediterraneo. Per noi finisce qui. Un saluto ad Amman e bagagli. Domani si rientra, dove ci aspetta una birra, di quelle vere per capirci.